Allora, la musica. Peggior fin della settimana, una bruttezza imbarazzante. È il terzo film di Zampaglione, musicista e cinematografaro di tanto in tanto, ma mentre i primi due erano piuttosto riusciti, Nero bifamiliare e Shadow, qua c'è stata una caduta verticale. A parte il fatto che ci sono delle musiche assordanti da far venire mal di testa, non è neanche male perché in fondo coprono i dialoghi che sono abominevoli. Ma la storia in sé è fatta con le frattaglie di L'uccello delle piume di cristallo di Dario Argento, un film di 43 anni fa che qualcuno si ricorderà. La storia non sta assolutamente in piedi, c'è la parte erotica perché è la storia di questa super manager che sarebbe Claudia Gerini, che di notte, di nascosto dal suo capo, che è Michele Placido, si trasferisce, frequenta un club per erotomani dove si accoppia indifferentemente con uomini e donne. E qui i soci di questo club improvvisamente cominciano a essere uccisi, da chi non si sa e non si può dire. E la parte, diciamo così, erotica è involontariamente comica, la parte prettamente gialla è da buttare via, l'unica cosa da salvare è Claudia Gerini che è così spaventata che ogni tanto si dimentica di rivestirsi. Hello, Kiran. I think of you often, my dear. Una donna che di giorno è tutta votata agli affari, al business, all'alta finanza, che però appunto proprio a causa di questa sua vita un po' sentimentalmente e emotivamente piatta si rifugia poi in questo locale sperduto, misterioso e esclusivo che è appunto il Tulpa dove si coltivano appunto i piaceri sessuali e questa donna appunto fa questa doppia vita proprio perché una parte di sé vuole sottrarsi a tutta questa pressione e a tutta questa ordinarietà. Qui ho cercato di non prendere una posizione morale rispetto a questa doppia vita, anzi paradossalmente dipingo la notte, questa sua frequentazione locale come qualcosa di più viscerale, di più anche passionale, mentre il giorno è una vita infernale, perché questi colleghi con cui lavora si fanno la guerra, perché c'è una tensione, una competitività micidiale, quindi paradossalmente è proprio la vita normale che diventa l'incubo e quella notturna che dovrebbe essere più spaventosa, in qualche modo è un'isola di evasione. Gli anni 70 e 80 sono stati per me un momento di grande gioia cinematografica. Si faceva cinema di tutti i tipi, dal western al poliziesco, all'exploitation, all'erotico, ai gialli, agli horror. C'era una voglia di diversificare anche la forma d'arte incredibile. Mi sono rifatto a quel cinema perché è il cinema con cui sono cresciuto e che mi ha dato delle emozioni incredibili. Poi, ho cercato di attualizzarlo sia nell'aspetto visivo che in alcuni contenuti della storia e ho fatto questo film che è un mix tra passato e presente. Siamo stati, cinematograficamente parlando, precursori di tutta una serie di generi, generi con cui adesso gli americani stanno facendo un sacco di soldi, stanno spopolando. Pensiamo a Tarantino, si ispira al nostro giallo, ai nostri polizieschi, anzi poliziotteschi, al nostro cinema più folle, all'exploitation, a tutte queste cose che poi si sono perse per lasciare il posto a qualcosa di più ordinario, ben fatto, però quella follia, quell'estro, quella visionarietà un pochino è stata messa da parte. Io ho tentato di rievocare un po' quelle atmosfere colorate sopra le righe, a volte paradossali che c'erano in quel cinema, che aveva il compito principale di scuotere lo spettatore, di dargli delle forti emozioni, di farlo sobbalzare e proiettarlo in un mondo che fosse anche completamente scardinato dalla realtà, perché la realtà la viviamo tutti i giorni, ce l'abbiamo intorno.
E quindi a volte il cinema deve essere anche una fuga da tutto questo, un qualcosa che ti porta da un'altra parte. Are resisting your tulpa. Free it. Lisa. Free your tulpa. Free your tulpa. Sono dei momenti di grande suspense, dei momenti di angoscia in cui questa Lisa è un po' terrorizzata perché ovviamente si sente circondata, intrappolata da un assassino folle che sta uccidendo tutti i suoi amanti. Cosa è successo? Marla è morta. L'hanno trovata con le vene tagliate. La polizia afferma che è un suicidio, ma Ivan dice che qualcuno l'ha ammazzata. Stiamo parlando di un giallo dove bisogna indovinare anche chi è l'assassino, che è nei meccanismi quelli più classici, no? Del giallo, che ha sempre tinte molto forti e anche qualche elemento di follia e di sovrannaturale. Io ho amato molto interpretare Lisa perché, come dicevo prima, è comunque una donna dai vari colori. Io ho affrontato questo personaggio con un qualsiasi dramma. Mi sono trovata bene perché comunque è un'attrice, quando gli chiedi di un po' di essere camaleontica, quindi di cambiare pelle, anzi nello stesso ambito dello stesso personaggio Lisa, dargli valenze differenti, quindi è una sfida, è sicuramente qualcosa di così di stimolante. Significa che adesso siete rimasti in tre. Ti hanno vista litigare? È vero? Sì. In un modo violento. Non ci eravamo simpatiche, ma da questo ad arrivare a un omicidio mi... Questo businessman nasconde anche lui meccanismi di violenza, cioè perché il mondo del business è un mondo di violenza, è un mondo che è per niente rassicurante. Il mio personaggio non rivela più di tanto, ma nasconde molto, potrebbe nascondere molto, molto di più di quello che in effetti poi racconta. Il consiglio ha preso la decisione, qualcuno dovrà andare via. Ma quella cinetta? Io la sera lavoro sempre fino a tardi. Ho scoperto che frequenta un posto molto sospetto. Ho scattato delle foto. Qualcuno che conosci? Io ho girato soprattutto il ruolo all'interno di ambienti apparentemente rassicuranti. Quando poi ho visto il film, che questi ambienti, Federico li ha messi, li ha, come dire, alternati ad ambienti invece dove accadono questi riti molto molto forti, molto segnati dall'eros e dal sangue, certo ho capito il disegno di Zampaglione e ho detto, beh, eccolo, forse l'erede giusto di Dario Argento. Stai lontano da me. Ma è sicuramente un film che ha delle ingenuità e sicuramente Zampaglione nei primi due ha dato il meglio di sé, se guardiamo il terzo, però ha anche ho trovato un'idea molto interessante, perché c'è dietro questa sorta di guru che mantiene questo tulpa, questo locale, dove la gente va così ad accoppiarsi, ad avere rapporti fast sex, come si può dire, e nella quale ci si trova anche la Gerini. E tutto questo dà sullo sfondo una sorta di esoterismo, tant'è che alla fine i demoni sembra quasi che si reincarnino in carne ed ossa e diventino, chissà, non lo possiamo dire, degli assassini. Ma comunque questa è un'idea veramente forte. Dietro poi c'è una serie di omicidi e questo erotismo della Gerini, che trovo invece brava, come Michela Cescon e Michele Placido, che fanno dei camei interessantissimi, e comunque alla fine... Purtroppo quello che dà un po' fastidio è che nel ritmo incalzante, soprattutto nella prima parte di questi omicidi e di questi accoppiamenti erotici, ci sono forse un po' troppi dialoghi. Io però l'ho visto il film diverso tempo fa, quindi credo che adesso, mi diceva l'attrice qui presente, che invece sono stati molto tagliati dei pezzi, quindi evidentemente i dialoghi davano un po'
come dire, una sorta di pietra, non rompevano quel ritmo incalzante che un horror bisogna che abbia, però certamente, come si diceva qualche giorno fa anche dal report dell'ente dello spettacolo, noi abbiamo bisogno di personaggi e di registi che facciano horror, quindi Zampaglione io lo stimo e spero che continui ad abbracciare questo genere, perché c'è un grande imbarazzo nel fatto che proprio un anno, nella scorsa stagione, siamo uscite contemporaneamente una decina di commedie all'italiana, italiane, anzi non all'italiana, e quindi alla fine gli stessi esercenti si trovavano in imbarazzo. Io sono Giulia Silenzi, che è una delle ragazze che Claudia Gerini incontra in questo club nel Tulpa. Beh, chiaramente si accettano tutti i punti di vista, perché poi è normale che un film divida, e tra l'altro è un film di forte impatto. All'anteprima addirittura persone sono scappate dalla sala allibite, no, Zampaglione è un pazzo, che scene ha fatto, un sadico. Però a me personalmente, e non perché ho fatto il film, mi ha emozionato, ci sono degli omicidi molto efferati, io l'ho trovato un bellissimo giallo, un po' come quelli che si facevano negli anni 70, che faceva Dario Argento, che faceva Fulci. Comunque le recensioni sono state anche molto buone. Poi, ripeto, è normale che un film così forte divida, però c'è grande fermento e questo già ci fa molto piacere, molto. Non è male come film, poi mi è piaciuto molto, mi piace molto Claudia Gerini, che considero una bella donna, una brava attrice. Insomma, un genere che riprende un po' Dario Argento, mi sembra. Bello, un bel film, mi è piaciuto. Non so ancora decidere se quanto Shadow, l'ultimo film che ho visto di Zampaglione, però anche bella prova della protagonista, della Gerini, bella fotografia. Positivo. Hello, Kiran. I think of you often. La realtà? Improponibile, veramente.